Ciao a tutti, bentornati sul canale. Non fate caso, come sempre, ai miei capelli. Fatemi sapere se vi piace come ho disposto le cose dietro. Io sono molto molto contenta di questa disposizione. Ho messo anche in ordine i libri. Fiera di me. Comunque, se è la prima volta che vedete un mio video, iscrivetevi al canale ovviamente se vi va. Se vi piace il video, lasciatemi un like di supporto in basso e seguitemi su Instagram, vi lascio qui il nome in modo tale da rimanere sempre aggiornati e nel caso dovessi pubblicare un mio video, io lo scrivo anche su Instagram. Come avrete potuto leggere dal titolo, siamo qui per provare prodotti di Shiglem, che è la linea beauty di Shein. Come avevo anticipato nel precedente video, dove ho provato alcuni indumenti e non solo di Shein, ve lo lascio qui nelle schedine. Avevo comprato, insomma, avevo anticipato che avevo comprato anche dei prodotti beauty per provarli insieme a voi, poiché sono molto molto economici e penso che magari qualcuno che vuole provare prodotti economici ma sfiziosi possa essere interessato a questo video. Quindi non aggiungo altro, vi dirò man mano nel video quello che ho comprato e lo proveremo insieme. Questo è il look che sono riuscita a realizzare con i prodotti che ho acquistato e vi lascio alla realizzazione di questo trucco e al proseguimento del video. Eccomi qui pronta a provare questi prodotti di Shiglem con voi in nome della scienza. Allora, vi lascerò scritto in basso qui il prezzo di ogni prodotto perché al momento non lo ricordo, quindi nel momento in cui monterò il video prenderò il telefono, recupererò i prezzi e ve li lascerò qui sotto, così è anche forse più facile per voi. Allora, io direi di iniziare dagli occhi, quindi vi mostro quello che ho comprato. Parto da quello che secondo me è il prodotto più sfizioso che ho comprato, che è questo ombretto in gel, quindi dovrebbe essere un ombretto gelatinoso nella colorazione Icy. Vi faccio rivedere il pack. Molto 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 carino, anche il pack esterno. Adesso lo apriamo e vediamo insieme com'è all'interno. Wow! È particolarissimo, è un insieme di glitterini a forma di lune, stelline, tutti colorati. Quindi, curiosissima di scoprire come utilizzerò questo prodotto perché dovete sapere che non so neanche io come utilizzerò questo prodotto. Vedremo come ci sarà sul look occhi. E adesso passiamo al prodotto forte, che è la palette. In realtà io ho comprato due palette su Shiglem, ma una ve la mostrerò in un altro video perché è una palette un po' particolare e poi capirete perché. Vi lascio così. Questa palette qui, che è quella che ho preso, è una palette da 12 colori e se non sbaglio il nome della palette è, eccolo qui, 02 La Vie en Rose. Ve la faccio vedere così nel caso vi dovesse interessare. Il pack è molto carino. Ha questo finish che lascia le ditate, insomma, però non ci interessa l'esterno, non interessa il contenuto. Adesso capirete anche perché l'ho presa. Questa è la plastichina, ha anche lo scotch qui, la pellicola davanti allo specchio, così posso accecarvi di meno, ma comunque ecco, questi sono i colori. Allora, come potete vedere, ha dei colori molto classici. Questo qui mi ispira un sacco, ve lo posso già anticipare, lo vedo molto spezzettato, sono curiosa di vedere come lo userò. Qui mi sembra che ci sia, vi sembrerà che ci sia una ditata, in realtà vi confesso che la palette io l'ho già aperta quando mi è arrivato il pacco per controllare che fosse integra e la ditata ce l'ho lasciata io, quindi state tranquilli, non è usata da nessuno, i colori sono carini. Ma non perdiamo altro tempo, mettiamoci all'opera perché sono curiosissima di utilizzarla. Allora, io direi di partire con questo colore qui, che è un panna opaco, e vado a fissare la palpebra. Con un pennello da sfumatura vado a prendere l'ombretto accanto, questo qui, che è un marroncino rosato opaco, almeno così sembra in cialda, e lo sfumo nella piega. È molto più rosato di quello che pensassi. Ora devo dire non male, per il prezzo che ha questa palettina,
i colori scrivono e funzionano, ma continuiamo e vediamo se reggerà le aspettative che ho. Cambio pennello, ne prendo uno di questo tipo, un pochino più fitto, e vado ad applicare il colore più scuro della palette per cercare di intensificare un po', il mio occhio. Riprendo il primo pennello con cui avevo applicato il colore di transizione e sfumo un po' i bordi. Allora, raga, per ora devo dire niente male, assolutamente niente male. Vi faccio vedere, i colori nella palette spolverano un po', penso che lo possiate vedere anche voi, soprattutto questo qui ha spolverato abbastanza, però la resa sull'occhio c'è. Per un mio gusto personale vi devo dire che per me questo colore qui è troppo chiaro, cioè mi piace la sfumatura, ma io avrei intensificato ancora di più con un marrone più scuro, però insomma ci facciamo andare bene i colori che ci sono qui nella palette. Allora, sono molto indecisa sullo shimmer da applicare perché ce ne sono molti di carini. Mi ispira anche questo qui che mi sembra pieno di glitter. Diciamo che adesso faccio degli swatch sulla mano, ve li faccio vedere anche a voi e decido in base a quelli che cosa utilizzare. Allora, questi sono gli swatch dei colori, li ho fatti un po' storti, scusatemi. Allora, questo qui è un duochrome e anche questo mi sembra un duochrome. Poi ci sono un paio di satinati che sono questi qui. Questo che è molto molto particolare, è metallico e poi ci sono due glitter piccolini. E infine questo qui che è il colore che vi avevo mostrato all'inizio che mi ispirava un sacco, è un colore formato da pagliuzze di come se fossero dei glitterini grandi rosa. Allora, devo dire la verità, questi shimmer me li immaginavo un po' diversi, nel senso che sono tutti molto belli, ma penso che siano difficili da utilizzare nella quotidianità, almeno alcuni di loro. Mi riferisco ai glitter, ma soprattutto questo qui io non riuscirei a usarlo nella quotidianità. Pensavo fosse più metallico in realtà. Sono più orientata verso questo o questo qui, che mi sembrano i più gestibili, e poi magari applicherò sopra i glitter. Quindi, adesso applico lo shimmer e penso che farò un mix tra questo qui alla fine della parte che ho lasciato libera e magari questo e questo mixati insieme nella parte più avanti e poi sopra, applicherò i glitter. Allora, raga, alla fine vi faccio vedere anche da vicino. Il risultato c'è. Ho utilizzato questo qui in fondo nella prima parte dell'occhio, poi sono andata con questo qui, avete potuto vedere che ho dovuto anche ripassarlo con le dita e nell'angolo interno ho messo questo. Non applicherò i glitter perché voglio provare l'ombretto gelatinoso di cui vi ho parlato prima, che vi ho mostrato, quindi per adesso questa palette la lasciamo stare e i glitter li utilizzerò un'altra volta. Devo dire però nel complesso, ve lo anticipo, che questa palette mi sembrava una palette più adatta a un look da tutti i giorni, ma è abbastanza complicata da utilizzare. Certo, per quello che costa fa anche più di quello che dovrebbe, ci mancherebbe altro. Però, sinceramente, è un peccato, è un peccato, mi aspettavo di più. Allora, nella parte inferiore dell'occhio vado ad applicare questo ombretto qui. Lo so che non c'entrerà niente con il look, però è per provare più ombretti possibili per vedere come performano. E applicherò la matita marrone di Clio Makeup. Voglio provare prima a toccarlo per capire se ha una colla al suo interno o se ha bisogno di colla per glitter. Allora, in realtà, come potete vedere, viene su a pezzettini, quindi non ho ben idea di cosa uscirà. Speriamo qualcosa di decente. Quindi, ne ho prelevato un po', provo prima senza colla per vedere se reggono, se non reggono, sull'altro occhio proverò con la colla. Comunque vi lascio i passaggi.
Raga, allora in realtà sono abbastanza, penso che li possiate vedere sull'occhio. In realtà sono abbastanza gelatinosi e collosi da rimanere attaccati da soli. La mia unica paura è che me ne possa finire qualcuno nell'occhio accecandomi. Speriamo di no. Comunque, sono molto carini, sicuramente non per un look per uscire, per quel che mi riguarda. Li vedo più per un look da fotografia, ecco. Andiamo avanti con il look perché ho altri prodotti da mostrarvi. Allora, poiché il look era un po' spento, almeno nella parte finale, non mi piaceva come era intensificato, ho aggiunto eyeliner e mascara. Nulla di nuovo, ho utilizzato l'eyeliner di NYX, l'Epic Inkliner, e il mascara di Kiko per la collezione di Wonder Woman. E questo è il risultato finale sugli occhi. Adesso passiamo ai prodotti viso. Allora, per quanto riguarda il viso, ho comprato semplicemente un blush in crema. Questa è la confezione esterna, è il numero 101, nel caso foste interessati alla colorazione. L'ho preso perché quando l'ho visto sull'app mi ricordava qualcosa che avevo già visto e adesso capirete perché. Questo è il pack del prodotto. Ve lo faccio vedere anche da vicino. A me semplicemente ha ricordato un po' questo qui, il blush in crema di Armani, mixato ai prodotti di Fenty, alla forma dei prodotti di Fenty. Quindi, secondo me, è il figlio di questi due. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Comunque, adesso lo andremo a provare. Allora, lo applico direttamente sul viso e poi lo sfumo con il culetto della spugnetta. Ha un applicatore enorme, ma piccolo. Ci sono rimasta male, lo posso dire? Penso che chiunque ci rimarrebbe male trovando questo applicatore in un pack così grande. L'interno è questo, quindi a quanto pare il prodotto viene pucciato, non lo so, comunque proviamo. Allora, l'effetto con il blush e l'effetto senza blush, come potete vedere, è pigmentato, il prodotto c'è, insomma, si fa vedere. Mi piace un sacco, questo ve lo posso dire, è anche il genere di colore che piace a me e trovo che ci stia anche bene con il look, stranamente, perché quando faccio io qualcosa di improvvisato non sta mai bene. Faccio l'altro lato e torno da voi. Come illuminante, anche qui niente di nuovo, ho applicato, come avete potuto vedere, l'illuminante della collezione di Niloufar con Wycon e, come vi ho detto anche nel video dei preferiti di ottobre, questo prodotto mi sta piacendo un sacco e continuo ad usarlo, cioè ha un effetto specchiato stupendo. Allora, passiamo all'ultimo step che sono le labbra. Per quanto riguarda le labbra, ho trovato un prodotto che è contenuto in questa scatolina molto 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 carina che si apre con le clip magnetiche. Comunque ho trovato un prodotto che mi ricordava qualcosa. Adesso vi mostro perché. Non fate caso al mio capello ribelle, non riesco a domarlo. Sto litigando con i capelli, non ci fate caso. Eccolo, è tornato. Adesso capirete perché, sono rimasta un po' interdetta. Vedete anche voi quello che vedo io? A me ricordano un sacco i rossettini di Jeffree Star. Allora, io avevo un rossetto di Jeffree Star nella colorazione androgini, mi è terminato e l'ho buttato e non ne ho più ricomprati per ovvi motivi legati alla persona di Jeffree Star, che non sto qui a spiegarvi, ma vi lascio adesso alcune immagini dei rossetti liquidi di Jeffree Star e ditemi voi se questi non ci somigliano. Allora, copia o non copia a parte, la scatola è stupenda e la conserverò. Toglierò la forma, diciamo, dei rossettini e la conserverò. Questi sono i rossetti. Adesso direi che li swatcho, ve li faccio vedere e decido quale indossare. Allora, eccoli qui: E01, E02, E03.
vi posso dire che quello centrale somiglia anche come colore al rossetto androgini di Jeffree Star. Dovrebbero essere opachi, ovviamente adesso sono lucidi perché non si sono ancora asciugati. Comunque devo dire che per gusto personale io opterei per questo qui, o questo al massimo. Quindi prenderò uno di questi due, quello centrale, lo 02, lo lasciamo per un'altra occasione magari. Eccomi qui, alla fine ho applicato lo 03, quello lì un po' più nude, e veniamo alle mie considerazioni finali su tutta la linea di She Glam, o almeno quello che ho provato con voi. Per quanto riguarda la palette, penso di essermi espressa già abbastanza mentre la provavo, però ve la faccio rivedere. Allora, per il prezzo che ha, va più che bene come resa, anzi gli opachi sono molto più scriventi di tanti altri opachi che ho che costano di più. Però sinceramente io da appassionata non la ricomprerei. Ovviamente non ho provato tutti gli ombretti, ne ho provati 5 o 6, quindi non posso parlare per tutti gli ombretti della palette, però quello che vi posso dire è: se cercate qualcosa per fare look veloci da tutti i giorni, questa ve la posso consigliare, ma ci sono i tre glitter, di cui questo che secondo me è molto difficile da usare, che sicuramente non potete usare per tutti i giorni. Però io guardo anche il consumatore che magari vuole una palette economica che permetta di fare sia look da tutti i giorni, sia look con un twist, quindi una palettina davvero davvero molto economica, pratica da usare e veloce. Certo, non ci potete fare chissà che cosa, però alla fine il risultato è carino, è accettabile. Cioè, io ci uscirei con questo look se non fosse per le lune e le stelline che continuano a volarmi sul viso, però questo è un altro discorso. Per quanto riguarda questo ombretto qui, sinceramente, tornando indietro, non lo ricomprerei, perché penso che lo potrò sfruttare pochissimo, se non per fare qualche foto, insomma, perché ovviamente io non uscirei così, a carnevale. Poi ovviamente se a qualcuno piace e esce con questo ombretto e si trova a utilizzarlo, alzo le mani, cioè ognuno fa quello che vuole. Io personalmente, per il mio gusto personale, non lo ricomprerei. Ce n'erano anche altri colori, sinceramente forse ho sbagliato, avrei dovuto prendere uno degli altri colori che erano tutti sul verde ed erano solo dei glitter normali, non erano questi, diciamo, queste lune e queste stelline. Ovviamente questa non è colpa del prodotto, è colpa mia che ho sbagliato, insomma. Però costava talmente poco che ho deciso di provare e di vedere, magari usciva qualcosa di carino e di simpatico. Per quanto riguarda il blush, carino, sicuramente lo consiglio perché il risultato c'è e mi piace anche un sacco. Sicuramente dobbiamo vedere nel tempo come si comporta. Ovviamente questa era una prima impressione, quindi non posso dirvi 100% se lo ricomprerei o no. Al momento mi sento di consigliarvelo, ecco, quindi magari ci aggiorniamo più avanti per vedere se effettivamente questo prodotto vale al 100%. Per quanto riguarda i rossetti, stessa cosa, sono molto carini, secondo me è un pack natalizio, forse è un'edizione di Natale. Comunque sono molto molto carini, i colori sono belli, per ora non mi ha dato nessun tipo di problema. Mi piace anche un sacco, è confortevole. E che dire, siamo arrivati al termine del video, per oggi questo è tutto. Io vi mando un bacione e vi lascio alla sigla. Ci vediamo al prossimo video.